Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento. Io sono Fabrizio e oggi trasmettiamo dalla terrazza del Rifugio Bindesi e ci troviamo qui in compagnia di Diego che ci farà ascoltare il suo brano Gli Innamorati. Buon ascolto. Gli innamorati si baciano nei vicoli al chiaro dei lampioni di città. Si scambiano promesse con parole mai e sempre e sorridono alla vita che verrà. Invece io non riesco neanche più a parlare e non mi dire di capire cosa fare se è giusto o no. Invece io non ho promesse da impegnare, distruggo senza mai creare e non aspetto il mio miracolo. Gli innamorati camminano tenendosi per mano per le vie della città. Si abbracciano, si guardano, si baciano, sorridono con gli occhi certi di quello che sarà. Invece io non ho più sogni ed illusioni, invidio chi scrive canzoni, scambio libero per libertà. Invece io cerco parole intelligenti, ma mi concedo ai tradimenti del mio pensiero, del mio stomaco. Wow Diego, complimenti Diego. Grazie Fabri. Grande. Beh, allora insomma, è inutile che facciamo finta, noi ci conosciamo, esatto Diego, ti conosciamo. Diciamo che per noi però è una sorpresa il tuo progetto, insomma, nel senso che noi non avevamo ancora sentito niente del tuo progetto, Diego. Stefano qualcosa aveva sentito anni fa. Al vecchio, come si chiama, Festival Acustico, se non sbaglio. Ah, ho partecipato con scarsissimi risultati, però mi ero divertito un casino, ho conosciuto un sacco di gente bella. Forse quell'anno avevano vinto i Rebel Roots, tra il resto. Addirittura. Se non ricordo male, ma... E come si dice in questi casi, ricordo, che salutiamo. Ma così, esatto, è uscito l'album, grandissimo. Sì. Insomma, Diego, vuoi parlarci un po' di questo progetto, del tuo brano? Sono qua apposta a parlare del progetto perché io sto facendo una campagna di crowdfunding, ma non, siccome non so dirlo in inglese, lo dico in italiano, raccolta fondi per fare un CD. Oh, yes! E un CD che si intitola La musica che è chi ho incontrato e lo farò con Marco Gardini e Davide Dal Piazza. E quindi sto cercando adesso di raccogliere i soldi per farlo. Dovrebbe uscire a dicembre, in teoria. Abbiamo spostato un po' tutte, doveva iniziare prima, finire prima. Io ho avuto problemi anche vocali, eccetera. E quindi i tempi si sono un po' allargati. Su che piattaforma sei, diciamo, di crowdfunding? Non sono nessuna piattaforma. L'idea è stata quella di farlo live, ovvero si intitola La musica è chi ho incontrato. E se non incontro le persone suonando la musica, allora forse l'idea è sbagliata. Anche se le canzoni, cioè sentitela così, perché le canzoni nascono da incontri, o incontri di persone, oppure persone incontrate attraverso i libri, quindi curioso, o nella storia, insomma, ecco. E persone che forse hai incontrato anche queste, diciamo, che mi hanno un po' segnato nel cammino. Ci sono un po' di musicisti che o per il lavoro ho conosciuto, i Bastard, Ilaria Pastore, Manuel Randi, grandissimo chitarrista,
oppure nella vita, ad esempio Fabio Dudipicche, che il 5 maggio c'è il concerto in tributo a lui, insomma, che era uno dei primi rapper di Bolzano. E, ecco, sì, perché tu, Diego, diciamo, sei... Sono chitarrista, ma in realtà nell'animo batterista, e per fortuna ho conosciuto un gruppo che mi ha accolto come batterista e facciamo rap. Fate rap, very good, very good. Però... Ecco, e quindi non sono, scusami per rispondere alla tua domanda, non sono in nessuna piattaforma. In Facebook c'è la pagina La Musica Che Ho Incontrato, su WordPress anche La Musica Che Ho Incontrato, e in questi, diciamo, social, e in questo blog aggiorno quello che succede. Quindi per raccogliere soldi cosa faccio? O concerti in casa, molto quindi bene, classici home concert, insomma, in cui le persone portano qualcosa da mangiare oppure e dei soldi. costruisco cajon. Wow. Do lezioni di chitarra, alcune, non, cioè tipo due, perché sono abbastanza scarso. Allora, però alcuni amici l'hanno fatto per i loro figli. E volendo insegno a costruire strumenti con materiale riciclato, ma quello ancora non ha preso piede. Quello ancora stai lavorando. Oppure per la locali, promozione. Si trova una formula per non perderci, ecco, e guadagnarci qualcosa e man mano mettere via. Sono arrivato a 2500 euro. Oh, molto con bene. Un po' di aiuto della provincia. Molto bene, molto bene. Beh, quindi Diego, noi ci aspettiamo il tuo disco. Anch'io. Quindi, non vedo l'ora di trovarmi con Marco e Davide a sentire che succede qualcosa. Farai con loro la produzione o lavori proprio? Sì, sì, loro sono produttori, diciamo, produttori e arrangiatori. Gli ho chiesto proprio di farlo. Inizialmente l'idea era quella di farlo con diversi arrangiatori amici in base ai brani. E poi ho visto che l'entusiasmo era tanto, tante persone hanno detto sì, sì, sì. E poi dopo ho visto che era difficile per questioni di tempi, certo, sia miei che loro. Quindi ho deciso di dire a Marco e Davide... facciamolo insieme. Pensateci voi. Esatto. Perfetto. Beh, Diego, noi ti ringraziamo tanto per esserci venuto grazie a trovare. A voi. E che dire, noi ringraziamo ovviamente il Rifugio Bindesi che ci ospita, a PPM che permette a Balconi TV Trento di procedere, di andare avanti. E noi siamo consueti salutare con un... Sono pronto? Sei pronto? Sì. Stay with us! Oh yeah! Thank you.